Oggi in Commissione Affari Istituzionali abbiamo affrontato il tema della fusione dei comuni. Pur non essendo come Lega Nord noi molto d'accordo sulla fusione dei comuni, perché insomma riteniamo che sia fondamentale l'identità di ogni singolo comune, di ogni singola amministrazione comunale, oggi in Commissione abbiamo, come si può dire, votato a seconda di quello che è stato l'esito referendario, ossia la volontà dei cittadini. Abbiamo rispettato quello che i cittadini ci hanno chiesto. In occasione delle varie proposte di fusione, i cittadini hanno ovviamente detto la loro, dove hanno detto sì, abbiamo ovviamente votato favorevolmente, ma bastava un solo no per dire che la fusione ovviamente non si doveva fare. Così è andata. Ecco, la cosa un po' che ci rimane, ci lascia un po' perplessi è che su 20 richieste di fusioni che provengono da altrettanti, da tante amministrazioni comunali, il risultato è che su 10 ha vinto il no, quindi vuol dire che i cittadini non erano molto d'accordo con i loro rappresentanti nei comuni. Forse c'è qualcosa nel meccanismo legislativo che va assolutamente rivisto, perché così com'è mi sembra che forse la politica pensi in un modo e i cittadini invece si esprimano in un altro. Sicuramente non è una novità, però su questo tema come Lega abbiamo deciso di presentare un progetto di legge che riveda assolutamente la regolamentazione di queste proposte di fusione.